Nintendo. Ma Mario! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia che continuerà anche dopo il 31 marzo. Oggi parleremo dei piani di Nintendo per la fine dei festeggiamenti del compleanno di Mario e della scelta di Sony di chiudere definitivamente il supporto alle sue vecchie console. Ma non solo. Prima di iniziare questa puntata un po' critica e un po' problematica, come al solito vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Basta un like, iscrivervi al canale attivando le notifiche oppure semplicemente seguendomi su tutti gli altri social. E se poi proprio vi sentite del real Poracci, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i memini in HD. Qualità! Partiamo come al solito con qualche notizia da trattare al volo. Sta per uscire Monster Hunter Rise e si sa, certi avvenimenti in Giappone vengono presi sul serio. Tanto che Masaki Yama, CEO della compagnia Marcon, ha deciso di rendere il 26 marzo un giorno di festa chiamato Monan Vacation. Questo perché gli sono giunte tantissime richieste di ferie dai suoi dipendenti per quel giorno e quindi, con un comunicato ufficiale, prevedendo sarà difficile concentrarsi sul posto di lavoro, ha concesso un giorno di pausa a tutta la sua azienda. Cose che accadono solo in Giappone. Ma vi chiedo, voi quanto siete in hype per Monster Hunter? Poi Shin Megami Tensei 3 Nocturne ha finalmente una data per il mercato occidentale, ovvero il 25 maggio. Felicissimo che il titolo arrivi anche da noi dopo l'uscita in Giappone lo scorso anno, ma non è chiaro se noi europei vedremo il gioco in edizione fisica, versione confermata invece per il mercato nordamericano. E non dimentichiamoci di due appuntamenti molto importanti. Questo venerdì ci sarà alle ore 18 un evento Xbox dove la casa di Redmond si concentrerà su 25 titoli indipendenti di prossima uscita, tra cui l'attesissimo Stalker 2. E Capcom ha annunciato il nuovo showcase previsto ad aprile dedicato interamente a Resident Evil, serie che festeggia 25 anni dal suo esordio. Che sia l'occasione giusta per mostrare il vociferatissimo remake di Resident Evil 4? Poracci, manca ormai solo una settimana alla fine del compleanno di Mario e Nintendo piano piano sta svelando come ha deciso di gestire la morte prematura della sua icona più importante. Non sono qui per ripetere l'ennesima volta quanto sia scandalosa e anticonsumatore la decisione di far sparire dal commercio la 3D All Stars anche nella sua versione digitale, ma trovo veramente esagerata la sfacciataggine con cui Nintendo sta affrontando tutta la situazione. Ricordandoci che sì, presto non saremo più in grado di acquistare il titolo in ogni sua versione, come se ci fosse bisogno di incentivare la sua utenza all'acquisto compulsivo, la ghigliottina che pende sulla testa di Mario sembra parecchio affilata. Non solo dal 1 aprile non sarà più possibile scaricare la collection dall'eShop, rimanendo però disponibile al download per tutti gli account che l'hanno acquistata in precedenza, ma anche le copie fisiche inizieranno a sparire. Non si tratta solo di cessata produzione, ma le copie invendute negli store ufficiali Nintendo di Tokyo e New York verranno proprio rimosse dagli scaffali, insieme a tutti gli altri gadget pensati per celebrare la ricorrenza. Insomma, Nintendo ha veramente intenzione di fare le cose sul serio, cancellando definitivamente dall'esistenza quella che per me è una delle pagine più buie della sua storia. Resta il fatto che al momento il titolo è diffusissimo e di facile reperibilità. Quindi come si comporteranno le altre catene di distribuzione? Probabilmente andranno avanti fino ad esaurimento scorte, ma non mi sorprenderebbe se Nintendo decidesse di agevolare l'irreperibilità della collection, accordandosi con i maggiori rivenditori per il rientro dell'invenduto. Altrettanto chiaro ed esplicito è il destino delle altre iniziative del 35esimo compleanno. Super Mario Bros. 35 non sarà più scaricabile, i suoi server verranno chiusi, rendendo impossibile partecipare al Battle Royale. Il Game & Watch a tema Mario cesserà la sua produzione il 31 marzo, andando avanti anch'esso fino ad esaurimento scorte. Come ciliegina sulla torta, anche Super Mario Maker su Wii U vedrà la chiusura dei suoi server. Insomma, Nintendo non è intenzionata a fare neanche un passo indietro, nonostante le critiche e la perplessità dell'utenza di fronte all'insensatezza di un gesto del genere, e non ci resta che sperare che, chiuso questo capitolo ed iniziato un nuovo anno fiscale, l'azienda cambi decisamente registro per il compleanno di Zelda e un'eventuale collection, ma che prenda soprattutto una posizione molto più decisa nei confronti della preservazione della sua storia e renda finalmente accessibile tutti quei titoli impossibili da recuperare se non tramite collezionismo o emulazione illegale.
Un capolavoro come Super Mario 64 venderebbe sempre e comunque, non c'è bisogno di nascondersi dietro alla fasulla esclusività dell'edizione limitata a tempo. Ma ora passiamo dalle parti di Sony, perché è successa una cosa che ha suscitato le stesse perplessità e preoccupazioni venute a galla con le politiche assurde di Nintendo. Si parla ancora di preservazione del videogioco e della sua storia e di quanto tutto questo sia a rischio. Sony infatti sembrerebbe intenzionata a chiudere definitivamente il supporto agli store digitali di PlayStation 3, PSP e PS Vita. C'è poco da fare, il destino del digitale non può che essere questo. Da una parte la scelta di Sony è legittima e si inquadra facilmente all'interno delle politiche aziendali. Si tratta in fondo di piattaforme non più supportate, i quali servizi saranno ormai utilizzati da pochissimi utenti. Tenere aperte infrastrutture del genere, come shop digitali, ha sicuramente un costo e con la gran parte dell'utenza migrata su hardware più recenti, la chiusura definitiva è inevitabile. I problemi nascono quando il catalogo di un hardware rimane limitato alla console originale, o ancora peggio, alla sua unica versione digitale. Servizi in abbonamento, come PlayStation Now, archivi consultabili pagando un canone mensile, rappresentano solo una soluzione parziale e pur sempre provvisoria. Nulla vieterà Sony un giorno di chiudere anche il supporto al Now, che, trattandosi di un catalogo in streaming, non consente neanche di conservare i download su uno specifico hardware. Una volta chiusi anche questi server, l'integrità della storia della PlayStation sarà ancora una volta messa a rischio. È per questo che la strada intrapresa da Microsoft, che cerca di garantire su Xbox Series X e Series S una retrocompatibilità estesa e ricca di funzionalità aggiunte, come l'FPS Boost, è un atteggiamento da lodare senza mezzi termini. Con un sistema blindato come PS5, che permette la retrocompatibilità solo con la generazione precedente, è comprensibile la disperazione che ha colto i fan PlayStation nell'apprendere la notizia della chiusura dei server. A maggior ragione, in un mercato che punta sempre di più sul digital only e sui servizi in streaming, la conclusione inevitabile è che la preservazione della storia videoludica diventerà sempre più difficile. C'è però ancora una piccola speranza. Lo scorso 18 marzo, Sony avrebbe depositato un brevetto per garantire l'implementazione del sistema dei trofei su software emulati e pubblicati nelle generazioni antecedenti a PlayStation 3, che sia il primo passo per garantire una retrocompatibilità estesa anche su PS5. È presto per sbilanciarsi, ma la mossa di Sony potrebbe avere il suo senso, soprattutto nell'allinearsi all'offerta della concorrenza, che diventa sempre più agguerrita. Scelta che non potrebbe che giovare ai consumatori. Abbiamo visto infatti come il monopolio di Nintendo, che rende volontariamente inaccessibili i suoi titoli, gli consenta di giustificare dei prezzi altrimenti inaccettabili. Voi poracci, come vi ponete rispetto a questa questione? Apprezzate la retrocompatibilità? Acquistate in digitale senza pensarci due volte? O per voi la copia fisica rimane un fattore imprescindibile a cui non rinuncereste mai? Poracci, queste erano le notizie del giorno. Mi raccomando, ricordatevi della fine di Mario, prevista per la prossima settimana, e vi aspetto nei commenti per discutere insieme della puntata di oggi. Un episodio un po' particolare, ma che secondo me presenta parecchi spunti di riflessione. Noi ci vediamo domani, con o senza sondaggione, per il prossimo video. Io sono il Poro Retro, Michele Compatibile, ciao! Ma Mario!